Buongiorno a tutti, bentrovati, buon anno, con piacere che riniziamo questi Trading Custom Talks anche per il 2022 con l'auspicio di prima o poi incontrarci tutti in presenza, però vista la condizione attuale sulla quale non tornerò più, dobbiamo ancora vederci così in video. Devo dire che però voglio ringraziare tutta l'audience, tutti i partecipanti che ci seguono in questi eventi perché davvero abbiamo dei grandi ritorni. Vi ringrazio anche per le domande che ci fate, anzi vi esorto a utilizzare la chat non soltanto per avere una risposta in questo tempo reale, che poi in realtà è sempre molto compresso, ma anche per darci modo di dare un seguito, di iscrivervi per poter nel caso aprire delle discussioni. Devo dire, ringrazio davvero tutte le segnalazioni che ci arrivano, tutte le sollecitazioni per approfondire argomenti diversi. Iniziamo questo 2022 con un tema che resta significativo, importante, di rilievo per le nostre aziende perché attiene alla identificazione delle proprietà che conducono ad attribuire il made in Italy ai nostri prodotti. E anche alla gestione dell'origine preferenziale che rappresenta una leva di competitività nei mercati esteri, potendo, come sappiamo, con la gestione dell'origine preferenziale, le nostre aziende dare un prodotto ai propri clienti a dazio zero, almeno nei mercati per i quali esiste un accordo preferenziale. Andiamo avanti e volevo segnalare a tutti che c'è un percorso che riavviamo come abbiamo fatto nel 2020, nel 2021 e che nel 2022 ci vedrà ancora sui temi più caldi del rapporto internazionale, la fiscalità e anche sui profili regolatori. Per il momento lo vedrete, abbiamo schedulato questi ulteriori tre incontri dedicati a 231 e contrabbando, alla Brexit che continua a darci delle sorprese, soprattutto per la gestione di rapporti con le autorità, ne parleremo il 9 febbraio e torneremo a parlare ancora di valore doganale. Questo perché, con riferimento in particolare alla gestione della daziabilità delle royalty, abbiamo avuto la possibilità di ottenere dei riscontri interessanti dai giudici di legittimità, dalla Cassazione, molto recentemente, diciamo nel finire del 2021. Quindi ci farà piacere condividere quali sono le nuove interpretazioni della norma rispetto a questo profilo sensibile che investe moltissime delle nostre aziende che gestiscono come licenziatarie marchi di terzi, marchi di aziende estere che hanno avuto a che fare negli anni o stanno tuttora gestendo un rapporto con l'autorità doganale per comprendere se davvero queste royalty siano o non siano daziabili. E parleremo, lo vedete anche, degli aggiustamenti di transfer pricing, proprio perché sul finire dell'anno e fino al mese di febbraio si fanno le riconciliazioni di valore che laddove coinvolgano delle transazioni a rilevanza doganale dovranno necessariamente far trovare una sintesi a chi gestisce la valorizzazione tra valore doganale e valore dichiarato ai fini della fiscalità diretta. Bene, parlando di origine, che è il tema di oggi, nel quale affronteremo ovviamente tanto i temi dell'origine non preferenziale quanto quelli dell'origine preferenziale, volevo ricordare che questo 2022 si profila come un anno importante, impegnativo, non soltanto per tutto ciò che leggiamo sui giornali, per il fatto che la crescita, lo sviluppo, il mercato in espansione, almeno fino alla fine del 2021, dava conto di un settore dell'export in continua crescita, ma perché proprio nel rapporto internazionale sono intervenute una serie di novità sul finire del 21, tutte più o meno operative dal 22, che investono profili doganali, accise, IVA, dual use, profili di sostenibilità con l'intervento del QAM. Le voglio ricordare rapidamente, alcune le tratteremo oggi. Il 1 settembre sono state rese operative le regole della nuova convenzione regionale Panero-Mediterranea, quindi dal 1 settembre del 2021, con effetti ovviamente in queste settimane, in questi mesi e nella prospettiva per tutto il 2022. Il 9 settembre è stato pubblicato un nuovo regolamento, o meglio è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla dualità,
con il regolamento 821 del 2021, che dà nuove disposizioni rispetto alla disciplina duale. Abbiamo già fatto degli eventi, ce ne saranno altri, su questo torneremo, ma soprattutto anche con specifico riguardo al tema dell'origine, dal 1 gennaio è entrata in vigore la nuova TARIC. Questa nuova TARIC, che come sapete viene riproposta con cadenza annuale, con la pubblicazione nel mese di ottobre di ogni anno del regolamento che sostituisce l'allegato 1 al regolamento 2658, fissando così la tariffa doganale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, quindi nel nostro caso del 2022, non è soltanto la consueta rivisitazione della tariffa in ambito unionale, ma è contaminata, non è il momento storico giusto per dirlo, diciamo è permeata da quelle riconsiderazioni che vengono fatte con cadenza annuale sul sistema armonizzato dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, e quindi troverete una serie di discontinuità con prodotti nuovi che sono stati introdotti nel panorama delle diverse classificazioni doganali e alcune che sono state eliminate definitivamente. Quindi è anche qua un punto di attenzione perché, come sapete e come vedremo, anche per la determinazione dell'origine è necessario gestire un codice di classificazione in modo corretto per poter essere in grado di arrivare alla regola che è davvero applicabile senza incorrere in contestazione. In ambito accise c'è stato il recepimento della direttiva 2020 numero 262, che ha identificato nuove categorie di soggetti come lo speditore certificato ed il destinatario certificato. Quindi anche per chi muove prodotti sottoposti al regime delle accise, ci sono novità interessanti, novità di cui si dovrà tenere conto per adeguare modelli e procedure ad una nuova compliance anche nel settore delle accise. L'IVA non si è sottratta a queste novità, è stato pubblicato il 5 novembre il decreto legislativo numero 192, che ha recepito la normativa IVA con i cosiddetti quick fixes, con una serie di novità legate alla gestione dei cosiddetti call stock, alle cessioni a catena ed anche alla materia dell'e-commerce, che è oggetto di costante evoluzione, sulla quale, peraltro, con la collega Marrocco stiamo facendo un approfondimento che poi vi renderemo noto non appena sarà pubblicato. E infine, tutta l'attenzione, anche ieri sentivamo sui telegiornali il grande tema del riscaldamento globale e delle emissioni di CO2. Bene, come sapete, con il Green Deal l'Unione Europea sta reagendo anche a questo tema e ha già prefigurato l'adozione del cosiddetto CBAM, e cioè del Carbon Border Adjustment Mechanism, di cui parleremo in altra sede, organizzeremo un evento dedicato al Green Deal, e certamente avrà delle complessità che si rifletteranno sugli approvvigionamenti di aziende unionali. Perché la prospettiva è quella di applicare dei dazi, così dire, compensativi rispetto all'aver generato CO2 per aver fatto offshoring, quindi realizzato prodotti in mercati diversi da quello unionale, al fine di rappresentare questa applicazione dei dazi un deterrente e quindi nella prospettiva di rendere il nostro pianeta con un minore impatto ambientale rispetto alle emissioni di CO2. Bene, affrontiamo però il tema per il quale ci vediamo oggi, che è legato all'origine. In realtà, parlando di origine preferenziale e non preferenziale, mi trovo spesso, anche in questi tempi, dopo anni nei quali parliamo delle differenze tra l'una e l'altra, a rilevare che non è detto che anche aziende strutturate che da decenni operano con l'estero abbiano esattamente messo a fuoco quale sia la differenza tra origine preferenziale e non preferenziale. Ora, prima di parlare di origine in senso stretto, precisiamo due aspetti intanto. L'origine è quella nozione che vuole identificare dove sia stato realizzato un certo prodotto, quindi la cosiddetta country of origine, indipendentemente poi da quale sarà l'esito che quel prodotto avrà nel mercato domestico e nei mercati esteri. La provenienza invece è una circostanza diversa, è il fatto di riconoscere ricevere un prodotto da un paese dal quale quel prodotto è partito, senza però la provenienza indicarci,
se il prodotto sia effettivamente generato dal luogo da cui è stato spedito. E questi quindi sono due nozioni che hanno, diciamo, una differenza. Dicevo, la differenza tra origine preferenziale e non preferenziale possiamo sintetizzarla in pochi elementi. L'origine non preferenziale attiene all'identificazione del paese in cui nasce un prodotto e prescinde dalla destinazione finale che quel prodotto avrà. Non è interessata al fatto che il prodotto raggiunga un paese piuttosto che un altro. Una motocicletta, una borsa realizzata nel nostro paese con i criteri della lavorazione sostanziale che vedremo tra un attimo, è made in Italy verso ogni diversa destinazione. E resterà tale anche quando sarà stata importata nella destinazione finale. Diversamente, la nozione di origine preferenziale è condizionata dal paese verso il quale quel prodotto sarà commercializzato, verso il quale quel prodotto sarà fatturato per l'esportazione. Perché ha senso che esista l'origine preferenziale solo se esiste un accordo bilaterale tra il paese nel quale il prodotto viene generato e il paese verso il quale quel prodotto sarà esportato. Dunque, ha senso parlare di origine preferenziale ed esiste una rilevanza preferenziale solo se il prodotto viene ceduto verso paesi accordisti come la Corea del Sud, come il Canada, come il Giappone, come il Messico. Diversamente, non ha senso parlare di origine preferenziale. Vediamo il profilo legato alle regole. Le regole di origine non preferenziale le troviamo nel codice doganale unionale. Diciamo, la regola generale, la principale, la residuale, che vedremo tra un attimo, sono descritte e proposte dal codice doganale unionale, che è il regolamento 952 del 2013. Diversamente, le regole di origine preferenziale non sono nel codice doganale unionale, o almeno non ci sono quelle riferite ai singoli prodotti, ma le troveremo nei singoli accordi bilaterali siglati dall'Unione Europea e i paesi accordisti. Perciò scopriamo che in realtà il nostro paese nel rapporto internazionale non è l'Italia nel rapporto preferenziale, ma certamente l'Unione Europea. Un altro livello di differenza tra l'origine non preferenziale e l'origine preferenziale è dato dall'autorità che gestisce le prove dell'origine. In materia di origine non preferenziale, un operatore che voglia sostenere il made in di un proprio prodotto deve riferirsi alla Camera di Commercio, alla quale farà una propria determinazione di consapevolezza rispetto all'essere quel prodotto made in Italy. La Camera di Commercio rilascerà un documento il quale poi potrà essere opposto ai terzi. Diversamente, in ambito preferenziale, l'autorità di riferimento è l'autorità doganale, alla quale l'operatore ordinario, quindi non qualificato come esportatore autorizzato o come operatore registrato, potrà riferirsi, rilasciando ancora una propria attestazione di consapevolezza rispetto all'avere quel prodotto merito preferenziale, e l'autorità doganale potrà rilasciare un certificato di origine che accompagnerà la merce e che a destino consentirà a quel prodotto di ottenere uno sconto dazio. Dunque, queste sono le basiche differenze che però distinguono due nozioni che in realtà hanno prospettive di impieghi completamente diversi. Vi accennavo al fatto che esiste una previsione ovviamente unionale. Nel lato sinistro della slide vedete quali sono gli articoli di riferimento che governano le regole di origine non preferenziale. Nella parte destra della slide ci sono i riferimenti al richiamo di quali siano i profili di preferenza che sono governati dal diritto unionale, senza però che siano proposte regole particolari, se non solo la struttura generale del rapporto preferenziale, descrivendo come poi sono regolati gli accordi tra Unione Europea e i diversi paesi accordisti. Vediamo l'origine non preferenziale e, come spesso ci capita di rilevare, non ha in realtà una connotazione con una prospettiva rilevanza fiscale. Il Made in Italy non consente alcun tipo di sconto a destino. Semmai è il modo per qualificare e dare maggior valore ad un prodotto, valorizzando proprio le peculiarità di un know-how, di una capacità tecnica, di una nicchia che il nostro paese, con le proprie eccellenze, riesce ad esprimere sui mercati internazionali.
Bene, questa indicazione di Made In, come raccontavo poco fa, in realtà è, come dire, assolutamente non condizionata da quale sarà la destinazione finale, ma una volta che un prodotto sia stato realizzato nel nostro paese nel rispetto di quelle regole che tra un attimo vedremo, avrà sempre questa etichetta, avrà la possibilità peraltro di avere quel labeling di Made in Italy. Le regole di riferimento, come accennavo, le troviamo nel codice doganale unionale, quindi il regolamento 952 del 2013, il quale identifica sostanzialmente due direttrici fondamentali. La prima è quella legata al prodotto interamente ottenuto. È Made in Italy, noi lo leggiamo il codice doganale unionale dalla nostra prospettiva di Stato membro Italia, dicevo, è Made in Italy un prodotto che sia stato nel nostro paese interamente ottenuto. Ebbene, il concetto di interamente ottenuto è legato ai prodotti della terra, del sottosuolo, i quali chiaramente sono espressione di un unico territorio. Però il mercato globale, come sappiamo, come vediamo per ogni prodotto che acquistiamo, che abbiamo sulla scrivania o che indossiamo, non necessariamente o sempre più raramente viene generato da un solo paese. E quindi esiste una compartecipazione di diversi territori che portano contributi diversi per la realizzazione di un'automobile, di un vestito o di un telefonino. Ebbene, rispetto a questo, il codice doganale unionale, lo vedete al paragrafo 2, parla del fatto che quando due o più territori partecipano alla formazione di un prodotto, avremo l'origine nel luogo in cui avviene l'ultima lavorazione sostanziale. Con ciò intendendo, con il termine sostanziale, una nozione di origine del tutto peculiare del diritto doganale, la quale riconduce ad una particolare lavorazione il fatto di aver generato nel nostro territorio, sempre leggendolo dal punto di vista italiano, una discontinuità tale tra il prodotto che a monte è stato rivolto alla formazione del prodotto finito, quindi diciamo alle componenti, ai semi lavorati, per ottenere un prodotto nuovo. Lo vedete, si parla di ottenere un prodotto nuovo. E non è nuovo il prodotto che descrive il paragrafo 2 perché ha appena realizzato, ma è nuovo perché deve essere l'espressione, in linea generale, di un codice di classificazione diverso da quello che caratterizzava le componenti o le materie prime che hanno partecipato al processo di lavorazione. Ecco, qui vedete, ed è una parte che diciamo non viene molto spesso rilevata dall'interprete che voglia applicare questa norma, ed è quella che è dopo la O, nella quale si dice che da una parte si ha l'origine quando viene eseguita una lavorazione sostanziale o questa lavorazione abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Ecco che qui abbiamo un'alternativa che ci viene data dalla seconda direttrice del codice unionale rispetto alla regola di origine, che parla del fatto che sia consentito di attribuire un made in anche ad un prodotto che non abbia subito necessariamente una lavorazione sostanziale intrinsecamente intesa, ma che abbia subito una lavorazione che in ogni caso era necessaria per poter portare a compimento il buon esito della lavorazione. Quindi rappresenti, come dice il codice, una fase importante del processo di fabbricazione. A margine di queste due indicazioni c'è un supporto che viene dato da una parte dal codice doganale unionale, lo vedete nell'allegato 2201, che propone un elenco di alcuni codici di classificazione a cui accosta delle regole che devono essere osservate per ottenere l'origine. Ecco, su questo elenco quella regola riportata dall'allegato 2201 diventa vincolante. Non è una regola interpretativa, è una regola a cui l'interprete privato, così come quello pubblico, devono attenersi per stabilire se un prodotto che abbia osservato quei passaggi abbia ottenuto il merito di essere non preferenziale italiano, quindi di origine non preferenziale, e quindi di ottenere il made in Italy. Diversamente, per tutti i codici di classificazione che non fanno parte di quell'elenco, l'interprete, tanto quello privato quanto quello pubblico, potrà fare riferimento alle cosiddette regole di lista, che danno un supporto interpretativo, quindi non vincolante, ma che certamente viene preso a base sicuramente dall'autorità di controllo per rilevare se siano state rispettate
certe condizioni al fine di ottenere un prodotto non preferenziale e che quindi devono essere tenute in considerazione anche dall'operatore economico, dall'interprete privato che voglia battezzare un proprio prodotto come Made in Italy. Il sistema unionale di riferimento attraverso il regolamento delegato ci dà anche un'altra indicazione e parla del fatto di identificare alcune lavorazioni minime che sono quelle lavorazioni che non consentono di poter qualificare un prodotto come di origine non preferenziale nel territorio in cui queste lavorazioni siano state eseguite. In altre parole, laddove materiale non originario subisca lavorazioni e soltanto lavorazioni minime, non avrà modo di poter raggiungere il merito di origine non preferenziale perché viene esclusa questa circostanza da questa previsione dell'articolo 34 del regolamento delegato. Dunque, esiste un approccio procedurale che deve essere osservato per stabilire se un prodotto sia o non sia made in Italy. Innanzitutto applicare la regola principale, la quale va applicata quando sia noto e davvero sia esatto il codice di classificazione del prodotto finito che si vuole analizzare. Questo per ricordarlo, perché laddove si gestisca un codice di classificazione di un prodotto finito sul quale si vuole esplorare la possibilità di applicare il Made in Italy, ebbene, se quel codice è sbagliato, arriveremo ad una regola sbagliata e con ciò potremo incontrare contestazioni anche di natura penale proprio per aver applicato una regola che in realtà si riferisce ad un codice di classificazione diverso. Dunque, identificato il codice, si verifica la spendibilità della regola principale, quella che abbiamo visto poco fa, legata all'aver effettuato una lavorazione sostanziale oppure all'avere eseguito una fase importante del processo di fabbricazione. Inoltre, va verificato se quel codice di classificazione del prodotto a cui vogliamo attribuire il Made in Italy sia proposto nell'elenco dell'allegato 2201. Se così è, applicheremo la regola del 2201 e quindi avremo l'esito certo dell'origine non preferenziale di quel prodotto. Diversamente, se il prodotto per il quale vogliamo valutare la spendibilità del Made in Italy non è riportato nell'elenco dell'allegato 2201, allora dovremo necessariamente fare riferimento alle regole di vista, le quali ci consentiranno di verificare se è sostenibile il Made in Italy sul prodotto realizzato nel nostro territorio, o se invece purtroppo per quelle regole non sembra potersi applicare il labeling Made in Italy. C'è una regola, la Major Portion Rule, che è davvero residuale, la quale consente, in difetto di altro supporto argomentativo per sostenere una origine non preferenziale, di ricondurre l'origine del prodotto ottenuto all'origine riportata dalla prevalenza percentuale dei materiali utilizzati per realizzare il prodotto finito. E dunque, se ci sarà una prevalenza di un certo territorio, seppur il prodotto finito viene ottenuto nel nostro in assenza di una lavorazione sostanziale, in assenza di quelle condizioni proposte dalla regola di lista, si farà riferimento a quella percentuale e si applicherà quell'origine non italiana. Per quanto riguarda la nozione di lavorazione sostanziale, ci sono altri elementi che l'articolo 60 ci racconta perché questa lavorazione sostanziale sia giustificata. Intanto lo vedete che abbia una giustificazione economica, quindi sia legittimo il fatto di esercitare una certa attività con dei parametri economici che siano adeguati rispetto all'ottenimento di quel risultato e inoltre il fatto che sia eseguita all'interno di un'impresa attrezzata a tale scopo. Nell'allegato 2201 ci sono una serie di prodotti che vi dicevo raccontano di una regola che deve essere osservata, e qui è bene precisarlo perché l'allegato 2201 è parte del regolamento, il regolamento è legge nel bacino unionale, e quindi quelle indicazioni non sono meramente interpretative perché rappresentano un vincolo per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le merci che non sono ricomprese, ho già segnalato, e qui trovate nelle slide che poi vi faremo avere, qual è il riferimento alla regola di lista che può essere consultata, che possono essere consultate sul link che vedete.
Vediamo alcuni casi pratici che in realtà hanno un nome e un cognome che qui non faremo, ma che rappresentano delle circostanze nelle quali l'applicazione di queste norme ha consentito di giungere al riconoscimento per il Made in Italy. Questo è il caso di una macchinetta del caffè che abbiamo affrontato qualche tempo fa, che però è particolare perché si tratta di un'azienda che realizzava e realizza questi prodotti del nostro territorio, ma che a un certo punto ha deciso di spostare la realizzazione dei tre pezzi principali della moka al di fuori del territorio unionale. Importa così le tre componenti, la caldaia, il filtro e il bollitore, e ci ha chiesto se poteva, passando dal codice componenti importate al codice del prodotto finito, quindi avendo una discontinuità di classificazione, se era possibile applicare il Made in Italy. Diciamo che la risposta immediata, come potete immaginare, è stata no, perché laddove si ottenga un prodotto anche con salto di codice nel nostro territorio per derivazione da assemblaggio semplice, e certamente comporre una moka rappresenta un assemblaggio semplice, non concede alcun tipo di origine. Quindi, se l'assunto fosse stato quello di riferirsi al salto di codice, non avremmo mai potuto sostenere un Made in Italy sulla moka finita. In realtà la moka, se volete, la caldaia della moka, quindi la parte inferiore, ha una valvola. La valvola viene apposta nel nostro territorio e una volta apposta la valvola su ogni singola moka viene fatto un test. Viene messa sul fuoco, viene otturato il filtro dove viene messa normalmente la polvere di caffè, per verificare se la valvola funziona e assolve il compito di salvare la vita a chi sia nei dintorni di quella caldaia sul fuoco. Bene, queste circostanze, a nostro giudizio, rappresentavano quella fase importante del processo di fabbricazione che è, tra l'altro, diciamo, riconosciuto dal codice doganale unionale. E dunque abbiamo sostenuto questa tesi innanzi all'autorità doganale presentando una IVO, un'informazione vincolante sull'origine, che è un interpello che serve a far asseverare una posizione che la società vuole assumere rispetto al labeling, all'indicazione di origine di un certo prodotto, in questo caso sulla origine non preferenziale. Bene, il riscontro da parte della Commissione Dogana e Area Centrale è stata quella di riconoscere il fatto che la posizione della valvola e che il test che veniva eseguito nel nostro paese rappresentassero fasi importanti del processo di lavorazione, con ciò concedendo la IVO e quindi concedendo alla società di esporre il Made in Italy su questa moka finalizzata nel nostro territorio. C'è un altro caso interessante che investe invece una circostanza un po' diversa. In questo caso il prodotto viene realizzato nel nostro territorio e riguarda il bulk di prodotto cosmetico. Siamo in un ambito molto diverso. Il codice di classificazione del prodotto qui è 3304, la voce doganale, che avvince tutti i prodotti realizzati da questa società italiana. E parlo dal rossetto alle ciprie piuttosto che alle mine per le matite, per il trucco degli occhi, quindi tutto ciò che serve per il make-up femminile. Qual era la circostanza? Questa società nel tempo utilizzava questi materiali, o meglio realizzava e continua a realizzare questi contenuti nel territorio italiano, li esporta in un plant cinese dove vengono confezionati i prodotti finiti e poi dalla Cina vengono riesportati in tutto il mondo. Per molto tempo la società ha ritenuto di attribuire un made in China al prodotto finito ottenuto nel plant cinese, aggiungendo un'indicazione content made in Italy. In realtà, con le misure, le barriere tariffarie che ha elevato Mr. Trump nel suo quadriennio di presidenza e ha inciso sul 3304 Made in China, impedendo a questa società di poter continuare a commercializzare i propri prodotti nel mercato statunitense. Quindi serviva fare un'analisi più accurata per verificare se davvero esistesse la possibilità di diversamente qualificare il prodotto. Ebbene, in questo caso abbiamo verificato che 3304 era la voce doganale dei prodotti realizzati in Italia ed esportati come materia prima verso la Cina. 3304 era il prodotto finito ottenuto per effetto della lavorazione di finissaggio, chiamiamola, di confezionamento eseguita nel plant cinese.
Dunque non c'era difetto, non c'era discontinuità nella classificazione. Questo già ci dava conto del fatto che evidentemente l'ultima lavorazione sostanziale era quella intervenuta nel nostro territorio, a nulla rilevando le attività svolte nel territorio cinese. Però per poter avere conferma di questa circostanza abbiamo postato ritualmente delle ITV tanto per il bulk in uscita dal territorio italiano, tanto per il prodotto di rientro dalla plant cinese. Il riscontro dell'autorità doganale è stato quello di riconoscere per entrambi i prodotti, diciamo il semilavorato, il bulk e il prodotto finito, il rossetto confezionato o la matita finita o la truss con le diverse terre. Il riscontro è stato: sono tutti 3304. Ora, già questa circostanza ci avrebbe concesso di dire bene, etichettiamo Made in Italy il prodotto che esce dal plant cinese. In realtà, per avere un'ulteriore certezza, abbiamo postato due IVO, una per il prodotto bulk e una per ciascun singolo prodotto finito ottenuto per effetto del confezionamento eseguito in Cina. L'esito, anche qua, ufficiale è stato di riconoscere il Made in Italy certamente al bulk, ma allo stesso tempo anche al prodotto finito che usciva dal plant cinese. Ecco che da quell'istante il Made in Italy è stata la possibilità per superare le barriere tariffarie che erano state poste negli Stati Uniti, che applicavano un 25% sul 3304 Made in China, riqualificando il prodotto che in importazione negli Stati Uniti era di provenienza cinese, ma era orgogliosamente ed è tuttora orgogliosamente Made in Italy. Andando avanti sulla gestione dell'origine non preferenziale, abbiamo parlato delle IVO che rappresentano dei capisaldi importanti. Una IVO è un interpello che viene proposto formalmente all'autorità doganale, che viene rilasciata ed è vincolante tanto per la parte privata che l'ha proposta, tanto che per la parte pubblica che l'ha rilasciata e vincola tutti gli uffici doganali degli stati membri. Addirittura abbiamo visto è in grado di condizionare anche le scelte di paesi non unionali. Tra gli altri mi vengono in mente dei casi che si sono verificati in Sudafrica. La dogana sudafricana non accettava o non condivideva un'attestazione di origine, così come anche di classificazione in realtà, per un prodotto italiano che lì doveva essere importato. La società disponeva tanto di IVO quanto di ITV rilasciate dalla dogana unionale italiana, le ha esibite alla dogana sudafricana, la quale ha detto: noi non siamo obbligati a osservare queste determinazioni, però ne prendiamo atto, sono rilasciate da un'autorità con la quale abbiamo partnership in senso ampio, esistono rapporti ovviamente di cordialità e non solo tra i paesi, Unione Europea e Sudafrica, e dunque sono state accettate. Quindi sono dei capisaldi importanti. Per sostenere l'origine non preferenziale, al di là di avvalersi di un IVO, che ovviamente rappresenta uno strumento formidabile per difendere quell'origine da qualunque diversa interpretazione, come dicevo, non solo in Unione Europea, ma anche in altri mercati internazionali, si fa riferimento alla Camera di Commercio, che, come dicevo, è quell'organismo che è preposto al rilascio dei certificati di origine innanzi ad una dichiarazione di scienza fatta dall'azienda. Le novità che si sono profilate poco prima del Covid, che credo, spero, siano state già rese operative anche per chi qui ci ascolta e si avvale di questi certificati, sono date dal fatto che, ponendo termine ad una transumanza che caratterizzava il rapporto con la Camera di Commercio, che vedeva nel tempo le aziende recarsi presso gli uffici della Camera di Commercio, postare un'istanza nelle modalità tradizionali, attendere il riscontro e poi andare a ritirare il certificato. Ebbene, esiste una modalità ormai telematica per gestire la richiesta in modo digitale e quindi accelerare i tempi di rilascio, ma soprattutto diciamo, azzerare i costi per il tempo che si deve spendere, per il tempo che ovviamente deve essere dedicato a questa attività. Vale segnalare che in realtà oggi è addirittura previsto per alcuni soggetti qualificati, quindi per chi abbia l'autorizzazione AEO, per chi sia stato qualificato come esportatore autorizzato, ossia registrato nel REX, addirittura di procedere con la stampa in azienda. Questa è una interessantissima opportunità perché pone fine alla transumanza di cui parlavo prima.
e consente una estrema celerità nell'ottenimento di un certificato di origine non preferenziale che potrà essere utilizzato poi dalla società in prospettiva della commercializzazione che verrà fatta all'estero. Dell'IVO ho già detto, voglio solo ricordare, ribadire che ha una validità triennale e dunque non è rinnovabile automaticamente. Questo vuol dire che chi se ne sia avvalso dovrà annotarsi il termine entro il quale andrà in scadenza quella IVO per poter riproporre un'istanza di pari tenore ed avere, chiamiamola, una proroga, un ulteriore protrarsi di quella validità per i successivi 3 anni. Quindi è importante poterla gestire. E qui arriviamo ad una novità che è davvero di questi giorni, che interferisce non soltanto, diciamo, interferisce su un livello di transazione che prima non era intaccato dagli obblighi di origine non preferenziale. C'è una determinazione appena pubblicata il 23 dicembre dal direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto col direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2022 ci sia l'obbligo di inserire il paese di origine non preferenziale delle merci che vengono movimentate nelle transazioni intraunionali anche nella colonna 15 del modello intra 1 bis. Questa indicazione vale, diciamo, per annotarla e per tenerne conto nelle transazioni intraunionali che le vostre società, che le aziende italiane intrattengono con clienti e fornitori. Diciamo che dal punto di vista tecnico, però magari faremo su questo un evento verticale proprio sul labeling, perché ci prenderebbe molto tempo. Dal punto di vista tecnico è un'anomalia, perché in realtà c'era stata nel tempo una posizione forte dell'Unione Europea rispetto al non caratterizzare le transazioni unionali con l'indicazione del made in, perché sembrava essere una sorta di legame di costrizione alla libera circolazione delle merci. Ora, questa è un'informazione in più, poco cambia, però questo vuol dire che anche soggetti che abbiano esclusivamente rapporti intraunionali dovranno gestire la nozione di origine non preferenziale per darne adeguata comunicazione in sede di rapporto intra UE nel modello intra 1 bis. Infatti, la questione del labeling è una questione, soprattutto del Made in Italy, che come dire, si rivolge all'attenzione dell'autorità doganale, ma che investe responsabilità diverse. E mi riferisco al fatto che non attiene soltanto all'adeguata gestione della relazione doganale in import o in export, nelle cui dichiarazioni viene proposta la origine non preferenziale del prodotto a beneficio, a vantaggio della rilevazione che potrà fare l'autorità doganale, ma per un'ansia che il nostro legislatore ha avvertito nei primi anni 2000, c'è stata una proliferazione di norme nazionali che si sono sovrapposte alla gestione, alla tutela del made in che viene fatta da quelle regole unionali che ho appena fatto, ho appena condiviso. Si tratta di quelle disposizioni del 2003 e del 2009 che hanno introdotto nel panorama nazionale il concetto di fallace indicazione. Diciamo, hanno irrobustito la nozione di falsa indicazione ed hanno introdotto la fallace indicazione. Di cosa si tratta? La falsa indicazione è quando un prodotto che non è made in Italy, quindi importato, mettiamo dalla Cina, un prodotto tessile, una maglia, venga poi commercializzata sul nostro territorio con l'apposizione dell'indicazione Made in Italy. In definitiva, dichiarare Made in Italy un prodotto che certamente Made in Italy non è assolutamente un illecito e è rilevabile come falsa indicazione. Esiste però una nozione ulteriore, che è quella di fallace indicazione, che, come vedete, evidenziato in blu, si manifesta anche qualora sia indicata l'origine di provenienza estera. Quindi immaginiamo la maglietta di prima, la quale è importata nel nostro territorio, esibisca il Made in China, però abbia dei segni, delle figure e attenzione, quant'altro dice la norma, che a giudizio dell'interprete pubblico, a suo insindacabile giudizio, possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Da qui abbiamo visto una serie di vicende
che hanno portato a sequestri per aver esibito nel labeling, pur in presenza del made in paese estero, la Torre di Pisa, il Colosseo, la bandiera italiana, un motto, lo spirito italiano, che in realtà rappresentano una distorsione del rapporto che ci deve essere tra autorità doganale e operatore. Questo perché questa disposizione si è anche ulteriormente aggravata, lo vedete, prevedendo anche una sanzione amministrativa per chi utilizzi il marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Ora, queste modalità tali andrebbero utilizzate perché gli interpreti, soprattutto quello privato, sappia in che modo possa evitare questa possibile censura. Ma soprattutto, se torniamo alla nozione che abbiamo visto nella slide precedente, dire lasciare la valutazione di quant'altro, come dice la norma, ad un interprete che ha una impostazione, come dire, di controllo, vuol dire riconoscere l'italianità in ogni singola sfumatura. E questo ovviamente implica il proliferare di discussioni in sede di rapporto doganale, con il rischio di vedere una segnalazione di notizie di reato perché l'interprete pubblico, in totale buona fede, ritiene che la bandiera italiana o una striscia tricolore possa richiamare l'italianità e quindi far integrare la fattispecie penalmente rilevante. Ora, su questo esistono moltissime indicazioni di prassi, in realtà una grande produzione giurisprudenziale che è stata innescata in sede penale proprio per aver applicato la contestazione delle due norme del 2003 e del 2009 in sovrapposizione a ciò che è previsto dall'articolo 517, che vedete in modo trasparente, asettico, colpisce, se vogliamo, sanziona chi dia delle informazioni diverse, ma non un richiamo al Made in Italy. Vuol dire, nell'articolo 517 non c'è una discriminazione tra richiamo al Made in Italy o ad altro Made in. Si parla del fatto che si cade nella contestazione, si commette l'illecito se si vende qualcosa che esponga delle indicazioni, marchio o distintivo o qualunque altra cosa che possano indurre il compratore in errore. Ora, vi dicevo, su questo potremmo parlare molto, voglio solo dire, magari ne faremo un evento, anzi vi segnalo, vi invito a segnalarci quali siano gli argomenti che volete approfondire. Questo del labeling è molto molto peculiare e probabilmente, vi dicevo, ci torneremo. Quello che va detto oggi, per quello che interessa l'argomento attuale, è che esiste una copiosa giurisprudenza di Cassazione penale, la quale ha sconfessato la continua censura che veniva fatta su bandiere, magliette o tricolori o quant'altro richiamasse l'italianità, perché la Cassazione, in estrema sintesi, ha detto che il regime dell'applicazione dell'origine non preferenziale è stabilito da norma unionale e non può essere una norma nazionale a discriminare tra Made in Italy e tutto il resto. E dunque, se un'azienda propone sul mercato domestico una etichetta, magari con il proprio nome italiano, non può essere quel nome italiano un richiamo all'italianità, perché ha diritto l'azienda a mettere Mario Rossi piuttosto che l'indirizzo della propria sede, perché resta un riferimento in caso di eventuali richieste danni da parte del consumatore. Perché sì, si è verificato che prodotti siano stati sequestrati sia per esporre la società italiana su un prodotto importato il proprio nome italiano, sia per aver esposto la società italiana importatrice l'indirizzo della propria sede nazionale, alla quale sede nazionale l'autorità di controllo ha ritenuto di far, risalire il richiamo all'italianità. Tutto questo la Cassazione l'ha ritenuto inapplicabile. Questo vuol dire, ma ripeto, ci torneremo in modo verticale, che mentre oggi lo vedete con due distinte circolari, una del MISE e una dell'autorità doganale, c'è l'obbligo per prodotti che abbiano nella loro configurazione un richiamo all'italianità, benché siano stati realizzati in un altro paese, di accompagnarli con una dicitura che qui vedete sotto vari esempi fatti proprio dall'agenzia, prodotto fabbricato in, prodotto fabbricato in paesi extra UE. Dall'altra parte c'è una posizione giurisprudenziale univoca e consolidata che dice che questo non deve essere fatto.
perché basta la rappresentazione dell'origine fatta in dichiarazione doganale. Quindi io importo la maglietta di prima che è made in China, dichiaro che è made in China, esibisco sull'etichetta made in China, se questa è già presente, e dunque altro non devo fare. Ma se anche non ci fosse quella dicitura, non avrei l'obbligo, perché qualcuno di voi starà pensando all'articolo 6 del codice del consumo che prevede nella rappresentazione delle informazioni al consumatore anche il paese di origine. Ecco, voglio ricordare che quello specifico paragrafo non è ancora operativo, perché non è mai stato pubblicato un decreto attuativo. Quindi ad oggi non esiste un obbligo nella commercializzazione domestica, e per domestica intendo intraunionale, di indicare su un prodotto, sul prodotto stesso, quale sia il paese di origine. Quindi in realtà, vedete, l'indicazione della circolare è quella che serve per evitare contestazioni o discussioni, però laddove qualcuno sia in corso, in fattispecie di contestazione, ricordo che esiste una giurisprudenza consolidata che in realtà sostiene l'esatto contrario. Qua vedete le casistiche nelle quali si è generato contenzioso. Il presentare un prodotto con scritto conceived, packed, bottled o design in Italy è stato spesso ritenuto nei primi anni 2000 come rappresentativo o quantomeno di una fallace indicazione. In realtà anche su questo si è espressa la Cassazione in modo perentorio, sostenendo che se io ho realizzato un occhiale in un paese terzo e scrivo design in Italy perché effettivamente è stato disegnato in Italia, io ho diritto di scrivere design in Italy, e quello scrivere design in Italy non è un richiamo all'italianità, è un richiamo al designer italiano, ma non al fatto che il prodotto sia intrinsecamente generato in Italia. Quindi, diciamo, nella situazione attuale, quello che può manifestarsi è che vedete, ovviamente, apporre il Made in Italy su un prodotto estero conduce giustamente al reato previsto dall'articolo 517, così come dire dare indicazioni diverse, made in 100% italiano o altro. Diversamente, quando entriamo nella area della fallace indicazione, guardate l'etichetta che è sulla ultima parte della slide, lì c'è scritto che il prodotto è made in PRC. E però c'è il Colosseo, c'è la Vespa, c'è scritto, c'è un tricolore. Ecco, in queste circostanze, l'autorità di controllo, pedissequamente a quanto prevede la norma, che dicevo è in conflitto con il diritto unionale, potrebbe fare un sequestro, e però la società ha enormi argomentazioni difensive per risolvere quel sequestro innanzi alla Camera di Commercio, che è l'autorità alla quale viene rimessa la decisione in prima istanza, per valutare se davvero si sia configurato l'illecito. E devo dire che nell'esperienza che abbiamo avuto non siamo mai andati con queste circostanze oltre la Camera di Commercio, la quale Camera di Commercio riconosce le argomentazioni ovviamente della Cassazione, riconosce, come dire, il cortocircuito che si è generato con queste disposizioni e sistematicamente libera la merce, quindi dissequestra e restituisce i prodotti alla società importatrice. Qui vedete altre casistiche, ovviamente quelle con il verde sono quelle che osservano l'indicazione della circolare, e non sto dicendo che non deve essere osservata, sto solo rilevando che esiste quantomeno una contraddizione, come dicevo, tra la norma unionale e queste specifiche previsioni nazionali, peraltro contraddizione confermata dalla posizione di Cassazione. Bene, andiamo avanti. Per i 40 minuti che ci restano, un po' meno di 40 minuti che ci restano, per affrontare invece il tema digitale. Se vogliamo, questa è un'opzione che viene concessa dal consolidato internazionale a società che abbiano relazioni commerciali con paesi con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dall'Unione Europea. È il modo per poter garantire ai clienti che acquistano in mercati esteri accordisti un dazio agevolato, nella maggior parte dei casi un dazio zero. Dunque non si può evitare di utilizzare l'origine preferenziale, perché è una leva importante per rendere competitivo il proprio prodotto, il quale magari è già ovviamente made in Italy, e
unendo alla connotazione di prodotto made in Italy anche la rilevanza preferenziale, sarà certamente più appetibile perché il cliente che vorrà acquistarlo nei mercati accordisti potrà non pagare alcun dazio e talvolta le differenze daziali sono significative. Il nostro territorio metropolitano, come lo descrive l'accordo GATT, e il nostro territorio doganale metropolitano è la somma dei 27 territori dell'Unione Europea, quindi dei 27 paesi, ha accordi preferenziali con circa 75 paesi nel mondo. Questi accordi sono sempre più articolati, vedete qui sono distinti per continente. Con anche indicati gli ultimi che si sono aggiunti in ordine cronologico, al di là del Vietnam, vedete il Canada e il Giappone che sono stati tra i più recenti e soprattutto rappresentano delle nuove formulazioni di accordo preferenziale che addirittura, non è questa la sede, vanno oltre la spendibilità del vantaggio preferenziale, addirittura occupandosi della tutela dei prodotti DOP o IGP. Garantendo quindi alle nostre aziende, pensate al settore del food, la possibilità di incidere su comportamenti scorretti di controparti nei paesi accordisti, come ad esempio il Canada, per avere la tutela rispetto alla commercializzazione di prodotto che possa esporre degli stilemi che invece sono propri del nostro territorio. Nella diversa composizione degli accordi, non possiamo fare una menzione rapida perché faremo poi un evento verticale su questo, sull'accordo con il Regno Unito. Questo perché, come sapete, l'abbiamo già visto, ne abbiamo parlato nel 2021, nel 2020, il Regno Unito è paese terzo, ma è interessante ricordarlo perché è uno di quegli accordi, direi è uno degli ultimi accordi che qualificano la relazione tra Unione Europea e Regno Unito come quella di un'area di libero scambio. Libero scambio inteso come un'area nella quale non vengono applicati dazi nel rispetto di condizioni di lavorazione sui singoli prodotti che possano consentire alle aziende che da una parte e dall'altra esportano di qualificarli come preferenziali. Ora, qual è la discontinuità che va segnalata rispetto al 2021? Nel 2021, nel gestire un rapporto con il Regno Unito, quindi paese a destinazione preferenziale, era concesso dall'accordo la possibilità per un esportatore di dichiarare la preferenza in difetto dall'aver ottenuto le dichiarazioni dei fornitori unionali. Quindi, diciamo, senza dover ricevere prima conferma da chi aveva acquistato. Dai soggetti dai quali la società esportatrice aveva acquistato componenti, materie prime, semilavorati, circa il merito preferenziale di queste componenti. Quindi bastava averne una consapevolezza per poter esportare verso il Regno Unito, salvo però procurarsi quelle prove entro la fine del 2021. Nel 2022 questa facilitazione non esiste più, cioè è necessario che un esportatore che voglia dare merito preferenziale a merci destinate alla Gran Bretagna, si doti ex ante delle attestazioni di origine dei propri fornitori che possano con ciò partecipare a quelle argomentazioni che sostengono la preferenza del prodotto. In altre parole, acquisto da un soggetto di Monza piuttosto che di Ravenna, realizzo un prodotto che sarà destinato al mercato del Regno Unito, della Gran Bretagna. Ebbene, dovrò avere da loro conferma che quelle componenti, quei semilavorati hanno natura preferenziale per comporre nella distinta base quale sia la prevalenza dell'uno o dell'altro prodotto, originario o non originario, e quindi essere in grado di poter poi sostenere la preferenza che con il Regno Unito va fatta attraverso il REX. Voglio ricordare che il modo per poter gestire il rapporto preferenziale con il Regno Unito dal nostro punto di vista è l'iscrizione al REX, che non è obbligatoria, ma è necessaria nel caso in cui un'azienda abbia delle spedizioni che eccedono i 6.000 euro e quindi abbia necessità per qualificare la propria merce come preferenziale di essere operatore registrato per dare compimento a quella attestazione di origine che potrà essere fatta direttamente in fattura. Segnalo solo incidentalmente queste novità che vedete a video,
che abbiamo già diciamo, pubblicato con alcuni articoli già nei primi giorni di gennaio, che rappresentano una discontinuità con il 2021. Non attengono tutte, se non quella che vi ho appena raccontato, alla materia dell'origine, quindi non le approfondisco, ma le segnalo solo per completezza di informazione, perché ovviamente il rapporto con il Regno Unito ne dovrà tenere conto e dovrà soprattutto tenere conto, preoccupiamoci qui oggi che parliamo di origine preferenziale, del fatto che ci sarà un incremento dei controlli a posteriori sulla oggettiva validità dell'origine preferenziale. Come vi accennavo, si è concesso nel 21 di esportare materiale dichiarandolo preferenziale senza che gli esportatori avessero le argomentazioni formali per poterlo fare. Oggi è richiesto invece che venga rispettato, chiamiamolo, il protocollo di gestione dell'origine, che vede un esportatore prima acquisire le dichiarazioni dai propri fornitori, poi valutare se esista o meno il metodo preferenziale e nel momento successivo esportare, attestando, se si tratta di REX, l'origine preferenziale direttamente in fattura. Andiamo su una valutazione più ampia sull'origine preferenziale. Parlavo del fatto che una preferenza ha senso ed è condizionata dal paese di destinazione, perché se si esporta verso gli Stati Uniti non ha alcun senso parlare di origine preferenziale, con quel paese non abbiamo alcun tipo di accordo. Quello che va ricordato dunque è che va letta l'esistenza di un accordo preferenziale tra Unione Europea e la destinazione finale, vanno verificate le regole che sono descritte per ogni singolo codice. Ecco che torna al codice di classificazione. In ogni rapporto preferenziale, per stabilire se un prodotto che deve essere esportato dall'Unione Europea verso quella destinazione preferenziale sia preferenziale o meno, bisogna innanzitutto diciamo, identificare quale sia il codice di classificazione, andare a cercare nell'accordo bilaterale quale sia la regola espressa per quel codice di classificazione e quindi poi poter essere conseguenti. Bene, ho rispettato le condizioni, dichiaro l'origine preferenziale, ricorrendo ad un certificato, piuttosto che, se chi esporta è qualificato, apponendo un'indicazione in fattura, oppure non potrò attestare la preferenza. Qual è il senso di gestire la preferenza? Intanto una riduzione del rischio, perché se una società non si dota, indipendentemente dal fatto che sia qualificata come esportatore autorizzato o sia registrata al REX, non si dota di una procedura, non ha un protocollo interno da seguire e quindi potrebbe diciamo, commettere degli errori che, come vedete, per espresso richiamo, non ce n'era bisogno, ma per diciamo, ulteriore segnalazione fatta dall'autorità doganale, potrebbe incorrere nella falsità ideologica in atto pubblico. Come si integra la falsità ideologica? Se un esportatore, perché il proprio cliente gli dice dai, mandami un'attestazione di preferenza, non avendo governato con una propria procedura interna come sia stato ottenuto quel prodotto, va in dogana e perché gliel'ha chiesto il cliente messicano, chiede alla dogana di emettere un documento EUR1 e non ha analizzato se davvero quel suo prodotto ha merito preferenziale. Se la dogana effettuerà un controllo a posteriori e registrerà che quella spedizione o più spedizioni sono state dichiarate come preferenziali senza averne alcun titolo, ebbene, l'esito sarà stato che quel documento, quell'EUR1 e la dichiarazione di esportazione, che è un atto pubblico, erano false. E dunque ecco la contestazione del reato di falso, che ovviamente risale in capo a chi abbia la rappresentanza legale della società. Dunque, perché è la necessità di gestire questo profilo? Certamente per evitare di doversi confrontare con un procedimento penale, che certamente è bene evitare. Inoltre, non si può, diciamo, ritenere pericolosa la gestione della preferenza e dire, vabbè, alla fine vendo lo stesso, non importa la preferenza, non la utilizzo. In realtà, come dicevo, ci siamo accorti sempre di più che in un mercato serrato e competitivo la differenza di valore data dal pagare o non pagare il dazio può essere risolutiva per il successo di un certo prodotto, ma addirittura direi di un'azienda in un certo mercato.
Dunque, cosa deve fare un operatore per poter ottenere questi vantaggi? Deve ricordarsi che ciascun accordo segue delle regole particolari. Ogni codice di classificazione unisce al codice quale sia la condizione che deve essere rispettata perché quel prodotto che deve essere esportato dall'Unione Europea verso un paese accordista abbia merito preferenziale. Le regole le vedete qui a video. Investono il cambio di codice, il cambio di voce, il cambio di sottovoce. Quindi va apprezzato, partendo dal codice di classificazione di ogni singola componente, quale sia stato il cambiamento intervenuto per effetto della lavorazione effettuata. Qui vedete un caso, come dire, ricorrente. Qui parliamo della realizzazione di un'automobile, la quale nel rapporto, mi pare sia verso la Svizzera in questo caso. Preveda scusate, verso, questo è l'accordo verso la Corea, prevede una regola del valore aggiunto del 45%. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che le componenti non originarie, quindi le componenti estere che abbiano partecipato alla formazione del prodotto, non devono superare, qui è una soglia, un valore soglia del 45%, non devono superare il 45% in valore sul prezzo ex works. Quindi qual è l'attenzione che deve porre l'esportatore? Certamente avere una distinta base che abbia qualificate le origini delle diverse componenti. Ora, se è semplice tenere conto di quale sia l'origine extra-unionale di prodotti importati, è più articolato gestire il flusso di approvvigionamento da fornitori unionali. Lo vedete nella parte in alto a sinistra della slide. Laddove esista e normalmente esiste un flusso di approvvigionamento unionale, sarà interesse della società che acquista questi prodotti richiedere ai propri fornitori il rilascio delle cosiddette dichiarazioni del fornitore, con le quali ciascun fornitore potrà assicurare, garantire che quel bullone, quella biella, quella valvola sia di origine preferenziale, indicando anche verso quali paesi quella componente è preferenziale. Il secondo passaggio, tenuto conto contabilmente delle origini relative delle componenti acquistate da fornitori unionali, sarà di verificare se la lavorazione eseguita sul prodotto assume il rilievo di trasformazione sufficiente. Sì, perché se ricordate, mentre nel contesto della origine non preferenziale, il tenore positivo della lavorazione è espresso da lavorazione sostanziale, mentre il rilievo negativo è dato da lavorazione minima, nel contesto dell'origine preferenziale abbiamo la trasformazione sufficiente, che è quella che dà merito preferenziale, e quella insufficiente, che non consente di raggiungere quel merito preferenziale che può essere poi speso nel rapporto con il cliente estero. Dunque, fatte queste analisi, distinte le diverse origini delle componenti di cui ci si approvvigiona, è verificato che la trasformazione che viene eseguita è sufficiente, a questo punto chi esporta, in questo caso un'automobile, potrà verso la Corea del Sud indicare direttamente in fattura, perché verso la Corea può dichiarare la preferenza solo chi sia qualificato esportatore autorizzato, quindi questo soggetto per poter far rilevare la preferenza dovrà necessariamente avere la qualifica di esportatore autorizzato, ebbene potrà in fattura attestare il merito preferenziale della propria automobile e con ciò non pagare il dazio a destino. E in realtà l'esercizio per stabilire se un prodotto è preferenziale o meno è molto semplice, noi l'abbiamo riassunto in questo simil gioco dell'oca, se volete, con passaggi semplici che però poi alla fine sottendono un'analisi verticale sulle diverse argomentazioni. La prima domanda è se la merce è interamente ottenuta. Ecco, qui ricorderete, l'abbiamo visto poco fa, è il primo criterio che ci viene dato anche dal codice doganale unionale in area non preferenziale. Ebbene, la nozione di interamente ottenuto vale tanto per la preferenza tanto per l'origine non preferenziale. Dunque, se noi cogliamo una mela da un albero del Trentino, quella mela ha il doppio pregio, oltre che di essere buona, certamente, di essere made in Italy, ma contestualmente anche preferenziale comunitaria. Quindi
Quindi, se la risposta è sì, certamente avremo un'origine preferenziale. Se invece la risposta al prodotto che stiamo esaminando ha al fatto che sia o meno interamente ottenuta è no, allora dovremmo verificare se la lavorazione cui è stata sottoposta la merce è sufficiente o insufficiente. Se la risposta è sì, è una trasformazione insufficiente, allora non avremo l'origine. E la trasformazione insufficiente la riconosciamo da una lista che ciascun accordo propone, indicando quali siano quelle lavorazioni che non consentono di raggiungere il merito preferenziale. Dunque faccio solo lavaggio, stiratura, mero assemblaggio. Si tratta di lavorazione insufficiente. La risposta è sì e quindi non avrò origine. Ma se invece si supera quel limite della lavorazione insufficiente, perché le lavorazioni che vengono effettuate nel processo di fabbrica sono in realtà più ampie, più estese e più approfondite, allora si arriva alla verifica della regola particolare prevista per il singolo codice di classificazione del prodotto per il quale voglio sostenere la preferenza. In questo caso, se la risposta è sì, quindi ho rispettato le condizioni, ho raggiunto il valore soglia, a questo punto avrò l'origine preferenziale. Diversamente, se dichiarassi la preferenza in difetto del rispetto delle condizioni previste per ogni singolo codice, ebbene si commetterebbe, come dicevo, all'attestazione di preferenza indebita, si commetterebbe un falso ideologico. Bene, dunque questi sono i percorsi che devono essere fatti. Ancora una volta si parte dalla classificazione che, ricordo, quest'anno rappresenta una complessità ulteriore, o quantomeno ci porta ad un livello di attenzione ulteriore, perché, come ricordavo all'inizio del nostro incontro, la tariffa doganale di quest'anno ha subito le modificazioni indotte dalla rivisitazione del sistema armonizzato. Quindi direi che il processo più immediato che deve fare un'azienda italiana che gestisce le regole di preferenza è verificare sulla nuova TARIC se le novità che sono state rese operative dal 1 gennaio 2022, dalla pubblicazione del nuovo regolamento intervenuto ad ottobre, abbiano inciso sulle proprietà caratteristiche del prodotto, abbiano, come dire, regalato, restituito col codice di classificazione diversi e dunque regole diverse rispetto a quelle che venivano applicate fino alla fine del 2021. Le prove dell'origine preferenziale, come accennavo all'inizio, sono affidate, per quanto attiene ad un operatore ordinario, al rilascio di un certificato da parte dell'autorità doganale. L'operatore ordinario che non abbia voluto condividere con l'autorità doganale, non abbia gestito una procedura opponibile formalmente all'autorità di controllo, dovrà sistematicamente riferirsi a una prova che è data dal certificato. Diversamente, chi abbia la possibilità, che abbia fatto il percorso di consapevolezza, no, che è sempre legato al socratico, conosci te stesso, conosci come gestisci la procedura di origine, scrivilo, fanne un protocollo, condividilo con l'autorità doganale e chiedi di essere qualificato come esportatore autorizzato. In questo caso, un soggetto così qualificato come esportatore autorizzato potrà dichiarare direttamente in fattura la propria preferenza. In entrambi i casi, attenzione, in entrambi i casi, sia per il soggetto ordinario sia per il soggetto qualificato, sia esso esportatore autorizzato o registrato, non si può fare a meno della dichiarazione del fornitore. E cioè entrambi, l'ordinario e il qualificato, non possono prescindere dall'acquisire da propri fornitori quelle indicazioni che poi saranno fondamentali sulle componenti se ne vorrà, sia effettivamente meritevole di agevolazione oppure no. La dichiarazione del fornitore è dunque un caposaldo, se vogliamo, no? Per la conoscenza che l'esportatore, che qui vedete chiamato come acquirente unionale, il blu al centro, è la nostra azienda, che deve gestire la preferenza e deve gestirlo tanto verso i clienti extraunionali, perché vende un prodotto, il verde in basso, ad un soggetto che sta in Messico e il quale si avvarrà di questa preferenza con un dazio zero, quindi mi comprerà più materiale, ma deve gestirlo anche nei confronti di un cliente unionale,
perché il nostro soggetto blu che vende al francese, al tedesco o ad un altro italiano potrebbe vedersi, potrebbe ricevere la richiesta dal proprio cliente unionale di formare una dichiarazione del fornitore, perché a sua volta il cliente unionale poi potrebbe riesportare quel prodotto e ha necessità di sapere se quel prodotto che è oggetto di cessione intraunionale abbia un merito preferenziale o meno. Allora, come fa il nostro soggetto blu, il nostro acquirente unionale, quindi italiano o ovunque sia collocato, dovrà monitorare, come abbiamo visto nella slide delle macchine poco fa, non soltanto più facilmente quali siano i prodotti di cui si avvale acquistati in importazione da paesi terzi, quindi da fornitore extraunionale, ma dovrà accendere una relazione di originari sensi, come vogliamo chiamarla, con tutti i fornitori unionali, dai quali dovrà pretendere auspicabilmente, poi non si può imporre, ma diciamo attiene al rapporto negoziale, il rilascio delle dichiarazioni del fornitore, in modo che il nostro acquirente unionale sia sempre in grado tanto di dichiarare la preferenza sui prodotti che esporterà in mercati diversi fuori dall'Unione, quanto di produrre egli stesso una dichiarazione del fornitore verso i suoi clienti unionali. Qua abbiamo, abbiamo riportato alcune delle cosiddette dichiarazioni del fornitore che possono essere prodotte nella relazione intraunionale. Ci sono dichiarazioni che attengono alla singola spedizione, quelle offerte dal regolamento delegato all'allegato 2215. Ci sono le dichiarazioni a lungo termine, quelle dichiarazioni, lo vedete come quella che è riportata nella slide, che possono avere una validità addirittura fino a 2 anni. Bene, ricevere da un fornitore una dichiarazione per la quale ci dice il fornitore che quel bullone, quel tessuto, quella valvola hanno un'origine preferenziale e quella dichiarazione vale per 2 anni, quindi per tutte le forniture che si succederanno, certamente rappresenta un vantaggio organizzativo interno, perché consente di gestire al meglio le informazioni che poi la società potrà dare, come dicevamo prima, tanto ad un cliente extraunionale quanto ad un soggetto unionale. Dei certificati, esiste ampia letteratura, non voglio spendere parole particolari, voglio però ricordare che il certificato, la sistematica richiesta del certificato da parte di un soggetto non qualificato, quindi dalla parte dell'esportatore ordinario, rappresenta intanto un costo, perché ogni volta che dovete trattare il rilascio di un certificato ci sono dei costi connessi a quel certificato, ma rappresenta anche un rischio, perché ricorrere sistematicamente al certificato, magari affidandone la richiesta ad un terzo, può generare degli equivoci, dei fraintendimenti che abbiamo visto spesso addirittura hanno generato delle illiceità di natura penale. Ne racconto una rapidamente, quella per la quale si vende Ex Works e quindi si usa un non corretto, non uno dei migliori codice Incoterms, clausole Incoterms, e il cessionario va in dogana, chiede lui un euro uno senza disporre di alcuna indicazione sul prodotto, riconducendo poi la responsabilità, perché il prodotto è brandizzato, alla società che ha fatto la cessione Ex Works, oppure semplicemente si dà un'informazione non corretta al dichiarante doganale, al quale dalle informazioni che ha ricevuto ritiene che quel prodotto sia preferenziale, va a chiedere l'euro uno e dunque l'euro uno poi non è sostenuto dalla contabilizzazione delle informazioni che si acquisiscono dai fornitori e quindi si incorre in una contestazione in capo al rappresentante legale. Qua trovate la differenza tra gli accordi di vecchia generazione e quelli di nuova generazione, che in realtà riconduce al soggetto qualificato, sia esso esportatore autorizzato o REX, la possibilità di indicare in fattura per spedizioni che eccedono i 6.000 euro la origine preferenziale. Direi che la differenza più grande che esiste tra il diventare esportatore autorizzato o registrato sta nella procedura. L'esportatore autorizzato viene concesso in esito ad un'istanza
fatta dall'operatore economico dopo un riscontro dell'esistenza di una procedura che gestisca la procedura, l'origine preferenziale fatta dall'autorità doganale di controllo, quindi dall'ufficio competente, dall'ufficio doganale competente per territorio. Fatto questa audit, verificato che la procedura è corretta, viene concessa l'autorizzazione all'esportatore autorizzato. Invece per il REX non c'è nulla di tutto questo. Un operatore economico può andare sul portale, inserisce i propri riferimenti, effettua la registrazione un po' come su un'app, come siete abituati a fare su un'app, ottiene il codice di riferimento e da quel momento diventa REX. Ecco, non c'è un'analisi che viene fatta preliminare da parte dell'ufficio di controllo per poi consentire la registrazione al REX, però ci saranno dei controlli a posteriori. Quindi dire bene, faccio il REX, tanto non mi controlla nessuno, è una, come dire, un convincimento sbagliato, perché certamente si fa il REX, si ottiene il numero e si può cominciare ad esportare, ma certamente la società REX subirà come di routine i controlli a posteriori dell'autorità, e laddove non riscontrasse l'autorità doganale il presidio adeguato per gestire quel merito preferenziale, si andrebbe ancora una volta verso quelle censure che abbiamo già visto anche di natura penale. Sul certificato Euro 1 non aggiungo altro, perché è un documento a forma vincolata che conoscete tutti e che vi invito tutti a non utilizzare più, non per andare contro la regola preferenziale, ma per passare nel ruolo, nello status di operatori qualificati. Tra l'altro sapete, c'è stato un dai e vai dovuto anche al Covid, che ha visto l'autorità doganale segnalare il fatto, da ultimo al 31 marzo 2022, che non saranno più rilasciati gli Euro 1 previdimati. Cioè, mentre oggi c'è un supporto da parte dell'ufficio doganale che dà un documento previdimato in alcune sue parti, quindi rende più semplice la composizione del certificato, dal marzo, dopo il marzo 2022, questo non sarà più possibile. Quindi l'operatore ordinario non qualificato dovrà sedersi, prendere in mano una penna e compilarsi il suo Euro 1. Questo, se vogliamo, amplia i rischi di commettere delle illiceità, ma insomma di commettere degli errori che nella loro manifestazione più grave, lo ripeto, potrebbero addirittura portare ad una contestazione di natura penale. L'esportatore autorizzato è quindi il ruolo che può assumere, lo status che può assumere un operatore, e che consente a questo operatore di gestire in via autonoma l'attestazione di preferenza, senza dover più ricorrere all'autorità doganale, quindi potendo, come dicevamo, indicare in fattura direttamente la dicitura di merce preferenziale. Questo ovviamente serve per essere più efficienti, per essere più veloci nel rapporto internazionale, però presuppone, come dicevo, la definizione di una procedura che tenga indenne la società da ogni possibile contestazione. In altre parole, nel contesto dell'iter autorizzativo, la società farà disclosure, rivelerà all'autorità doganale quale sia la procedura attraverso la quale gestirà questa origine preferenziale, e restando coerente con la procedura che avrà condiviso in sede di audit, non incorrerà in alcun tipo di contestazione. Dei vantaggi abbiamo già detto: il fatto certamente di poter avere un vantaggio preferenziale. Voglio però dire che l'essere operatore qualificato potrà sempre più consentire anche di superare la cosiddetta regola del trasporto diretto. La regola del trasporto diretto negli accordi preferenziali vede la circostanza per la quale va la preferenza, il paese A, la merce va a paese B, entrambi legati d'accordo preferenziale. Se la merce deve andare da A, dichiarata preferenziale, verso B, si ferma in un paese C, perché in C c'è un hub distributivo, ebbene, questo stop, questa triangolazione può incidere sul buon esito della preferenza, penalizzando la opponibilità del dazio zero alla dogana di destino. Ebbene, stiamo affrontando dei progetti attraverso i quali l'esistenza
dell'operatore, o meglio, il fatto che l'operatore esportatore sia qualificato e possa accompagnare un'attestazione di preferenza che segue la merce non direttamente in fattura, ma su altro documento commerciale, sempre prodotto dall'operatore, e non annulli il vantaggio preferenziale, anche se la merce viene fermata in un paese diverso da quello di destinazione, dove c'è un hub, sotto condizioni particolari, cioè che sia sotto controllo doganale e con la prova che non subisca manipolazioni diverse da quelle usuali. Ecco, questa circostanza, con questa attestazione che accompagna la merce anche dopo lo stop triangolato, consente di far sopravvivere la preferenza. E questo, diciamo, è un vantaggio che può essere ottenuto, quindi superare la regola del trasporto diretto, soltanto se si è nella possibilità di governare l'origine attraverso un soggetto qualificato che in ogni momento sia in grado di attestarne il merito nel rapporto tra i paesi accordisti. Queste sono le attività dunque che vanno fatte per diventare esportatore autorizzato, partendo dall'identificazione dei codici fino ad arrivare alla definizione di un modello di delivery che tenga conto di tutte le informazioni che un esportatore autorizzato deve necessariamente gestire. E mi riferisco in particolare a quelle informazioni che può assumere l'esportatore autorizzato dai propri fornitori unionali attraverso la dichiarazione del fornitore. E poi ovviamente c'è l'istanza che può essere presentata, la fase istruttoria, sulla quale non, diciamo, non aggiungo altro perché attiene ad una fase, diciamo, ad una fase che viene seguita, osservata dall'autorità doganale. Ho già detto del fatto che chi sia esportatore qualificato ha la possibilità di qualificare tutte le operazioni, tutti i prodotti, tutte le spedizioni come preferenziali, anche eccedendo il valore dei 6.000 euro. Questo è il testo della dichiarazione che può essere fatto sulla fattura o su altro documento commerciale. Si tratta di un testo e non di un documento, quindi un testo che viene concesso in italiano o in inglese e che potrà essere esposto e che potrà quindi determinare l'autorità doganale di destino ad applicare il merito preferenziale. Dicevamo che l'esportatore qualificato non è solo quello autorizzato, ma esistono una serie di paesi, si è partiti con il Canada, passando dal Giappone fino al Regno Unito, per i quali il merito preferenziale può essere attestato solo attraverso la qualifica REX, e dunque seguendo un iter diverso che, voglio ribadirlo, non esonera la società che voglia diventare REX dal costituirsi una procedura adeguata che possa, su richiesta, esibire l'autorità doganale in caso di controlli a posteriori. La registrazione viene fatta sul Customs Trade Portal e quindi è automatizzata, se vogliamo, è telematizzata. E arriviamo negli ultimi 5 minuti a parlare della nuova PEM. Dal 1 settembre 2021 sono state varate delle nuove regole che vedono per il momento l'adesione di taluni dei paesi che aderiscono al consesso PEM, quindi la Svizzera, la Norvegia, l'Irlanda, le isole Faroe, l'Albania, la Giordania, la Palestina, quelle che vedete rappresentate nella slide. La, diciamo, novità sta nel fatto che queste nuove regole transitorie possono essere applicate in alternativa alle regole che sono attualmente previste, diciamo alle regole tradizionali. Quindi avremo una distinzione: se si esporta verso un paese che ha aderito alle transitorie, l'operatore, l'esportatore, potrà scegliere quali disposizioni utilizzare, se le transitorie o le tradizionali. Diversamente, se la destinazione finale è un paese che non ha aderito alle regole transitorie, quell'esportatore autorizzato riferirsi alle regole tradizionali. Quali sono le novità? Abbiamo la previsione di una regola di non manipolazione con un trattamento più favorevole per i flussi di prodotti originari tra i diversi paesi contraenti e la regola del trasporto diretto. Vi accennavo che il trasporto diretto è una regola generale, in realtà è generale per tutti gli accordi. E non è una novità che si possa superare questa regola generale con le attenzioni che
richiamato prima, e cioè il fatto che la triangolazione intervenga in un contesto di controllo doganale, per esempio un deposito doganale, la circostanza che i soggetti siano qualificati, in particolare chi esporta, quindi avendo la possibilità di dichiarare la preferenza nel rispetto di una procedura che sia stata già riconosciuta dall'autorità doganale del paese di esportazione. Tra queste semplificazioni, per esempio l'eliminazione dei requisiti cumulativi per quanto riguarda le soglie di valore, l'ampliamento delle soglie di tolleranza riferite alla componente non originaria in un prodotto che prima era del 10%, adesso va al 15%, la riconsiderazione della no drawback rule che assume una connotazione diversa, ma soprattutto vorrei attirare la vostra attenzione prima di concludere il fatto di introdurre il criterio del valore medio. Questo è un aspetto che qui viene trattato e viene in qualche modo risolto, ma che assorbe tutti i rapporti preferenziali. Qual è il caso? Un'azienda realizza un prodotto, misura con la procedura propria interna il fatto che quel prodotto sia preferenziale verso il paese A, B e C, quindi rispetta alcune delle regole, salvo poi però intervenire nella negoziazione con il cliente una serie di scontistiche che riducono il valore franco fabbrica sul quale dovrebbe essere calcolata l'origine preferenziale. Cosa accade dunque? Che mentre il prodotto da listino, da prezzo di listino rispetta la regola preferenziale, in realtà per effetto della scontistica concessa a questo o quel cliente va sotto soglia, perché da 100 passa ad 80, la componente non originaria su 100 era 38, quindi era sotto la soglia del 40%, se quella era la soglia prevista per quel codice di classificazione, con lo sconto passando da 100 a 80 il prezzo ex works, quello che prima era 38 diventa 42, 45, 44, quello che sia. Quindi si va fuori dai canoni di preferenza e quindi si commette un illecito se si giunge a questo risultato, quindi si qualifica come preferenziale un prodotto che è stato oggetto di sconto che ha necessariamente inciso sulla percentuale del prodotto non originario presente sul prezzo finale. Ebbene, questa situazione può essere anche oggi, indipendente dalla PEM, risolta con un interpello all'autorità doganale centrale, segnalando cioè o chiedendo cioè la possibilità di adottare il criterio del valore medio, dicendo, sintetizzo, cara autorità doganale, questo è il mio criterio, io ho prodotti che hanno merito preferenziale, non sto parlando solo per la PEM, ovviamente, ho la necessità industriale, scusate, la necessità commerciale di fare degli sconti, altrimenti non sono competitivo sul mercato internazionale, concedimi di misurare la preferenza dei miei prodotti non sul prezzo ex works, ma su un valore medio. Ebbene, su questo assunto si può ampliare la possibilità di utilizzare la preferenza in modo, come dire, efficiente, ma soprattutto sicuro, evitando di incorrere in contestazioni adottando questo criterio senza che sia stato prima convenuto formalmente con l'autorità doganale. Di questo mi è già capitato di parlare anche recentemente con l'autorità centrale, con l'area centrale, che riconosce questa criticità e che certamente è, come dire, a disposizione nel caso in cui una società voglia configurare una valorizzazione o una rappresentazione di origine preferenziale fatta sul criterio del valore medio e non sul rigido, prezzo ex works, così come da fattura fatta a cliente finale. Bene, io non ho altro da aggiungere se non darvi appuntamento al prossimo incontro che si terrà il mercoledì 26 gennaio. Vedo che ci sono moltissime domande per il tempo a disposizione, non posso darne riscontro in corso di seminario, ma a tutti invieremo un'email, a tutti coloro i quali hanno fatto una domanda, manderemo una risposta e quindi vi aspetto il prossimo 26 gennaio, parleremo di 231 e contrabbando e vi invito anche, se vorrete segnalarlo, a segnalare argomenti sui quali ritenete sia interessante fare un approfondimento, perché certamente li calendarizzeremo nei prossimi appuntamenti.
Grazie a tutti e buona giornata, grazie per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo Talks di KPMG.